La leggenda narra che chiunque riesca a sopravvivere ad almeno un'esperienza horror sulla realtà virtuale diverrà immune alla paura scaturita dai film dell'orrore e dai videogiochi cosiddetti standard, quelli godibili sul proprio televisore. Stifled può essere un buon esercizio per iniziare a levarsi di dosso questa fobia, tale da spingere una fetta di pubblico ad evitare qualsiasi prodotto di intrattenimento di tipo horror. Per la precisione, il gioco in questione fa parte di quella cerchia di titoli che possono essere affrontati sia sulla propria TV che con il visore sulla testa. In entrambi i casi l'avventura si gioca allo stesso modo, eccezion fatta per il senso di immersione maggiore quando si indossa PlayStation VR. Quella scritta dal piccolo team di Gattai Games è una storia drammatica, in cui viene illustrato il lutto e ciò che esso comporta nella mente umana. Quando il protagonista vive i momenti più lucidi, Stifled si tramuta in videogioco in soggettiva nel quale si passeggia nei suoi ambienti alla ricerca di foto, documenti e messaggi che vanno a comporre il quadro narrativo della vicenda. Ci fa capire cosa è successo, perché è successo e quali sono state le conseguenze, con qualche dettaglio lasciato al caso. Tuttavia, dalla storia, vista la gargantuesca premessa, ci aspettavamo qualcosina in più. I momenti forti non mancano, ma sono dilatati e lo sviluppo complessivamente lascia un pizzico d'amaro in bocca. D'altro canto, l'idea che sta alla base della parte interattiva di Stifled è senz'altro molto originale, seppur in parte simile a quella vista in Perception, titolo già recensito nel nostro canale. Alle fasi di lettura dei documenti si contrappone la sezione furtiva, in cui la localizzazione degli ambienti di gioco viene delineata appunto dai rumori emessi dal giocatore attraverso il microfono. Bisogna dunque collegare una cuffia al DualShock per poter usufruire della meccanica o dotarsi di una PlayStation Camera. L'implementazione, seppur valida sulla carta, desta delle perplessità. Nel caso in cui vogliate affrontarlo in questa maniera e nel migliore dei modi, dovrete assicurarvi di giocare da soli, non solo per evitare che qualcuno vi faccia uno scherzetto, ma anche e soprattutto perché la struttura vi spinge a parlare e ad emettere suoni costantemente e i vostri cari potrebbero non capire lo scopo di Stifled per poi portarvi allo psicologo più vicino. A parte gli scherzi, la meccanica del microfono risulta un po' noiosa nella pratica, ma è possibile disattivarlo e giocare senza il suo ausilio, la cui assenza verrà soppiantata da un tasto dorsale. L'entità del suono sarà dunque direttamente proporzionale alla pressione del pulsante. Più a lungo si tiene premuto, più si farà rumore rilasciandolo. L'ampiezza delle onde sonore va quindi a svelare una parte dello scenario, e quando queste smettono di diffondersi, il buio cala gradualmente sull'ambiente. A ciò si somma la possibilità di lanciare oggetti, come pietre o bottiglie raccolte in gioco, ed in più l'atto del camminare emetterà già di per sé un suono, mentre in posizione accovacciata il rumore dei passi sarà pressoché nullo. La dinamica viene adoperata sia per fini esplorativi che per sfuggire alle orribili grinfie dei nemici di Stifled, delle sorte di proiezioni demoniache che non possono essere sconfitte. Queste reagiscono attivamente ai suoni e per evitarle sarà necessario prenderle in giro, lanciando magari un oggetto in un punto lontano da quello verso cui vi state dirigendo. L'intelligenza artificiale è basilare ma funzionale al tipo di esperienza offerta, che vi porta a mano in una storia della durata di circa 3 ore. Pur essendo breve, il ritmo tende a mostrare un pelino di ripetitività e di momenti morti, per fortuna non accentuati. Come poi avrete senz'altro visto dal video, il gioco è composto da una dualità grafica. Uno stile reale farcisce le sequenze esplorative. Al contrario, quelle furtive vantano una direzione minimalista dominata dal nero, nella quale le forme seguono delle linee bianche, con i pericoli segnalati dal rosso. Nonostante la diversità conferita alle due sezioni, il comparto visivo non soddisfa, soprattutto su PlayStation VR. Le seghettature sono ovunque, il colpo d'occhio è abbastanza deludente e giuriamo di aver intravisto più di un paio di singhiozzi nella fluidità, malgrado la bassa complessità poligonale. A recuperare terreno sul versante audiovisivo ci pensa il sonoro attraverso il doppiaggio in italiano e dei versi pronunciati dai mostri davvero inquietanti. Tirando le somme, Stifled cerca di offrire una prospettiva diversa sull'horror. Genera tensione nelle fasi furtive grazie ai suoni emessi dal giocatore, ma la storia non riesce a fare breccia nel cuore, a parte qualche sequenza ben orchestrata. Il risultato è un'avventura non sempre godibilissima, che però delizia per mezzo della sua particolarissima atmosfera. E qui è tutto per questa video recensione. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it.